Io sto cercando di portare avanti l'equilibrio tra la scienza e la funzione, quindi tra la cultura umanistica e la cultura scientifica. Si voleva dare delle risposte a una società, risposte di tipo estetico, ma anche risposte di tipo funzionale. Noi dobbiamo fare un palo che accolga dei vani ottici LED, ma contemporaneamente debba funzionare anche per accogliere la nostra attuale produzione. Ho spostato quindi il problema palo sul problema tecnologia del palo. Quindi per la prima volta l'elemento è stato suddiviso, è stato spezzato e declinato in diversi campi che sono legati anche a una logica produttiva che ha costi variabili. Il palo è sezionato e questa sezione declina una produzione controllata di elementi. Così come nella logica dell'optional dell'industria automobilistica, ho la possibilità di scegliere colore, forma, tecnologia, dotazioni tecnologiche. Abbiamo identificato 4 macro settori, un colore che puoi cambiare sempre e ogni anno e soprattutto adattarlo nella logica della globalizzazione ai paesi con i quali ti confronti. È un palo smart, è la stessa logica della smart, puoi cambiare lo sportello dopo 2 anni e averne uno di un colore diverso, di un materiale diverso. Poi c'è il secondo settore dove questi elementi vengono controllati invece da un punto di vista materico. Ecco che così possiamo andare incontro a quelle esigenze proprio legate al singolo territorio. Il terzo passaggio è quello dove vediamo che la forma diventa funzione, cioè lì parte tutto il cablaggio della città. Quindi il rapporto con gli ipovedenti, il rapporto con l'autoalimentazione del palo laddove non è possibile, il rapporto con il controllo della città attraverso le webcam. Il quarto ed ultimo, volevo far riprendere un concetto di Andy Warhol sull'industrializzazione dell'arte e quindi abbiamo preso accordo con alcuni artisti internazionali che scenderebbero sulla città per dare una forma d'arte controllata a questo palo. Quindi in sostanza il palo diventa un totem per funzioni, magari di raccordo, di incontro. Oggi ognuno si sente portatore di un giudizio. Cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo mettere nelle condizioni la committenza di poter scegliere secondo la sua capacità, la sua cognizione estetica.